Salve a tutti e benvenuti nella camera di M. Il 24 febbraio, forse è la giornata più importante per tutti i professionisti del cinema, perché è la famosissima notte degli Oscar. Forse il premio più ambito tra attori, attrici, registi. E ogni anno, quando si parla di Oscar, su YouTube o su blog cinematografici, partono subito i video dedicati a questo premio. Beh, è normale, è quello che sto facendo anch'io. E uno dei video, articoli più ridondanti che c'è ogni anno viene fuori è quello dedicato agli Oscar più immeritati. E nella lista compaiono sempre i soliti nomi: Marisa Tomei per Mio cugino Vincenzo, Cuba Gooding Jr. per Jerry Maguire, Gwyneth Paltrow per Shakespeare in Love e il nostro Roberto Benigni per La vita è bella. E come potete aver letto nel titolo, parlerò proprio di quest'ultimo, cioè Roberto Benigni. Se lo meritava o no questo maledetto Oscar? Io proverò a essere più oggettivo possibile, anche se, ahimè, è impossibile, visto che Roberto Benigni è il mio idolo, è uno dei più grandi secondo me, quindi per me se lo meritava, appunto, e basta, il video poteva finire qui. Però proverò a spiegare le mie motivazioni. Io vi invito sempre a mettere un mi piace, a condividere il video e a iscrivervi al canale. Grazie. Questa è una storia semplice. Eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c'è dolore, e come una favola è piena di meraviglie e di felicità. Partiamo con il dire, vado contro a quello che ho detto 5 secondi fa, che forse Roberto Benigni quell'anno non meritava l'Oscar come miglior attore, o forse sì, ma soprattutto per miglior regia. Perché dico questo? Perché La vita è bella come film non è un semplice film, sono due film messi insieme. La prima parte del film, a livello tecnico proprio, fotografia, scene, è molto, ma molto diverso alla seconda parte del film, e ora ve le spiego. Nella prima parte del film vediamo un giovane ragazzo toscano, interpretato da Roberto Benigni, cioè Guido Refice, che si innamora pazzamente di una donna abbastanza più ricca di lui, Dora. Principessa, anche lei qua? E qui i colori sono tutti colori vivaci, colori pastello, tutti inerenti al rosa, il vestito di Dora del matrimonio, i petali bianchi e rosa che scendono dal Grand Hotel, l'uniforme dei camerieri, il cavallo di Zio Eliseo che poi tingono a spregio di verde, ma sono sempre tutti colori vivaci, allegri, perché vogliono rappresentare lo stato d'animo di Roberto Benigni, cioè un uomo che ama la vita, che è molto entusiasta di stare al mondo proprio. Guido riesce a conquistare Dora e il film potrebbe finire lì, perché nessuno ci fa riferimenti, solamente forse nell'ultima parte della prima parte del film si può capire che Guido è ebreo. E che vuoi che mi succeda? Massimo, mi spogliano, mi dipingono tutto di giallo e mi scrivono Achtung, cameriere ebreo. Dai, zio, su, non lo sapevo mica che era ebreo questo cavallo, zio. Dai, andiamo, te lo strucco io domattina. Ma fino a quel momento il problema razziale non esiste. Poi parte la seconda parte del film, che è la storia di un babbo che è così innamorato del figlio che riesce a nascondere gli orrori del campo di concentramento, della guerra, al suo figlio, Josué, facendogli credere che siamo in un gioco. Comincia il gioco, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. E qui, fateci caso, i colori pastello spariscano, arrivano tutti i colori sul grigio, tutte tonalità scure, è molto più dark questo film. Sono tanti i grigi del campo di concentramento, il grigio del treno, il grigio del maglioncino che indossa Josué. Allora dammi anche il maglioncino. Dammi anche il maglioncino che lo butto su un albero e li metto fuori strada. Il grigio degli uniformi degli ebrei nel campo di concentramento è tutto sul grigio, una tonalità più scura. Quindi qui Roberto Benigni a livello registico fa un lavoro secondo me pazzesco, cioè divide un film in due film, ma non poteva vincere l'Oscar come miglior regista, perché in quell'anno c'era un signore chiamato Steven Spielberg
con il suo Salvato il soldato Ryan, che ha fatto in quel film un lavoro registico pazzesco. Basta vedere i primi 10 minuti del film dove ha ricreato lo sbarco in Normandia, è una cosa pazzesca. E quindi Spielberg se lo meritava quell'Oscar per il Salvato il soldato Ryan. E quindi a Roberto Benigni si è dovuto accontentare, diciamo così, del premio come miglior attore. Ma l'interpretazione di Benigni era da Oscar? Ora vado contro a tutti quelli che sostengano che Roberto Benigni interpreta tutti i suoi ruoli nello stesso modo. E qui, secondo me, è una enorme cavolata, perché nei film precedenti a La vita è bella, Roberto Benigni ha interpretato sempre il sempliciotto, il volgarotto, e mai un uomo colto come potrebbe essere Guido Refice, che è un uomo che vuole aprire una libreria. Come amico c'ha un poeta. Fine sono che serve una carezza, quando di belle brezza di me si impossessò. Eccomi, son pronto, son già partiti i treni, si sono rotti i freni e non resisto più. E va un po' contro la figura che Roberto Benigni si è sempre disegnato addosso nei film precedenti. Poi per la prima volta interpreta un padre, che non era mai successo, e per la prima volta in assoluto nel film di Roberto Benigni non c'è nessun riferimento sessuale e non c'è nessuna parolaccia. Posso, signora? Sono io. Mi riconosce? Che? Signora, sono io, mi riconosce? Ero venuto per scusarmi per prima, mi dispiace tanto quello che è successo. Purtroppo mi deve scusare, ma a me queste serate così proprio mi eccitano un po', sa come sono? Che invece che era un po' il tassello, il punto fisso del primo Benigni, ma non ha vinto l'Oscar per questa cosa qui. Secondo me l'ha vinto perché in alcuni momenti Roberto Benigni riesce a trasmettere delle emozioni molto forti senza parlare, che è una cosa un po' particolare per Roberto Benigni, perché lo vedi sempre con la parlantina, però in alcuni momenti della vita è bella riesce a trasmettere l'orrore della guerra solamente con il suo sguardo, e secondo me pochi attori riescono in una cosa del genere. E voglio parlare di due esempi. Il primo è quando Eliseo, Guido e Giosuè sono stati catturati, sono nel camion, e c'è Guido che sta provando a spiegare a Giosuè che qui si tratta di un gioco, è un gioco a premio, una cosa che ha organizzato per il suo compleanno. Poi Giosuè si addormenta e in un secondo, proprio in un millesimo di secondo, l'espressione facciale di Roberto Benigni cambia e diventa un po' il Giosuè di turno e chiede a suo zio, alla figura paterna, dove stanno andando. E lì cambia espressione, ha uno sguardo assente, ha paura, si capisce tutto con quello sguardo. E poi c'è un altro momento molto, secondo me, toccante e forte. Siamo alla fine, quasi alla fine del film, e c'è Roberto Benigni e Giosuè che si sono persi nel campo di concentramento e Giosuè si addormenta in braccio al padre. Roberto Benigni riesce a trasmettere la paura, l'angoscia, la malinconia solamente con uno sguardo. Cioè quando si ritrova davanti al mucchio di cadaveri ebrei, lì non dice nulla. Musica di sottofondo. Grazie a questo che Roberto Benigni è riuscito a vincere l'Oscar, riuscire a trasmettere delle sensazioni senza dirci nulla, senza parlare, e riuscire a cambiare espressione e sentimento in un lampo. Poi diciamoci la verità, gli avranno anche dato questo maledetto Oscar per il coraggio, per quello che ha creato. Cioè è riuscito a farci sorridere e piangere in un solito film, è riuscito a parlare di una tematica importantissima come quella dell'Olocausto con la leggerezza di una favola. Quindi secondo me ecco perché Roberto Benigni quella sera è riuscito a salire sul poltroncino, è riuscito a salire sulla testa di Spielberg e di Robbie Williams a vincere questo maledetto Oscar. Get up!